Mai fidarsi delle apparenze. Io amo l'America, anche se mi hanno cresciuto come un vero pakistano. Poi mi sono trasferito in Occidente, dove mi hanno accolto a braccia aperte. Ha 20 minuti per convincermi che il suo posto è alla Underwood Sanson. In America posso vincere tanto quanto gli altri e che lei mi assuma o meno, Jim, io di sicuro vincerò. Ottima risposta. Congratulazioni. La tua espressione era formidabile. Stavo vivendo il sogno americano. Hai talento per questo lavoro. Ho un talento molto redditizio. Tu hai preso posizione dopo l'11 settembre. Nel mio caso è diverso. L'hanno presa altri per me. Mi segua, signore. Ci sono problemi? È un mio dipendente. Mi segua, per favore. Vedevo il patriottismo americano assumere nuove forme. Ha mai fatto parte di un'organizzazione terroristica? Cosa prova per gli Stati Uniti d'America? Agente Ford, io amo gli Stati Uniti d'America. Una sottile violenza si era insinuata nella mia vita. La mia sensibilità scemava, mentre la durezza si era rafforzata. Ora va giù in quell'ufficio a fare il lavoro per cui sei stato assunto! Se sei solo uno spettatore innocente, perché ti sei nascosto? Solo i colpevoli si nascondono. Lo fa anche chi si sente braccato. Quando deciderai da che parte stare, il tuo mondo riavrà il suo colore. Stavo vivendo il mio sogno, il sogno americano. Esiste un sogno pakistano che non ci costringa ad emigrare? Le tue lezioni di rivoluzione violenta sono infarcite di retorica anti-americana. Apprezzo la tua franchezza, ma trai conclusioni sbagliate. Stai facendo un gioco pericoloso. Sì, sono pakistano. Sì, sono musulmano. Ma non sono soltanto questo.